Che saluto e ringrazio la presenza. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverto inoltre il nostro ospite che della presente audizione sarà dato resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo alla Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che in tal caso, per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta sui TV della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito inoltre il nostro ospite a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. Ricordo che la Commissione è chiamata, in base alla relativa legge istitutiva, a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, anche con riguardo alla verifica di eventuali comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Commissione ha inoltre il compito di individuare eventuali connessioni tra tali attività illecite e altre attività economiche, con specifico riferimento al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario della dotazione di impianti alle infiltrazioni e della criminalità organizzata. In tale contesto, nell'ambito dell'attività di inchiesta avviata, la Commissione verifica altresì l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione dei servizi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da parte di soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo anche ai sistemi di affidamento dei citati servizi. Infine, è compito specifico della Commissione indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento, smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di discarica. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento avviato per decisione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 21 novembre 2023, sullo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania, nonché sul monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella medesima regione, incluso il fenomeno dei roghi. Al riguardo, la Commissione ha svolto negli scorsi mesi, oltre a diverse audizioni, anche una missione alla cosiddetta Terra dei Fuochi e ha proceduto altresì ad acquisire, ai sensi dell'articolo 4 della propria legge istitutiva, copia degli atti giudiziari relativi alle indagini condotte con riferimento all'ex cava Suarez presso Chiaiano, ove sarebbero stati sversati e smaltiti legalmente per diversi anni ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, cosa che ha recentemente condotto al sequestro dell'area. Si tratta infatti di un fenomeno, quello della criminalità ambientale legata al ciclo dei rifiuti, di particolare centralità per l'attività di inchiesta condotta dalla Commissione. Cedo dunque la parola al nostro ospite per lo svolgimento di una relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Anzitutto saluto e ringrazio il Presidente e i componenti della Commissione. Ritengo questa un'occasione assai proficua per evidenziare le criticità che attanagliano il territorio di competenza della Procura di Napoli Nord, per sollecitare, nei limiti, insomma, in cui la Commissione potrà farlo, l'adozione di una serie di interventi, di iniziative necessarie che ovviamente diciamo, soverchiano rispetto alle competenze dell'ufficio giudiziario che osserva i fenomeni, osserva le condotte illecite e che spesso non è in grado di risolvere criticità che si pongono a monte, diciamo, dell'intervento giudiziario. Vorrei trattare questioni di carattere generale nelle quali non vi è problema di discovery. E poi, come si diceva opportunamente nella seconda parte, problematiche di natura riservata che opportunamente di cui darò preavviso in modo tale che si possa provvedere come è stato detto. Quindi, noi sappiamo che l'area della Procura dell'Ufficio di Napoli Nord, costituito nel 2013 con scarsità di risorse che tuttora, per scarsità che tuttora persiste e che incide ovviamente sulla possibilità di intervento adeguato nel contrasto a questi reati, così come a tutti gli altri reati. Sappiamo che l'ufficio giudiziario insiste su 38 comuni, 19 dell'area napoletana, parliamo del nord di Napoli, e 19 dell'area casertana, parliamo dell'Agro Aversano. Si tratta di comuni caratterizzati da elevate criticità criminali,
da una serie, da un concorso di situazioni critiche che non è inutile citare in questa sede perché incidono anche sulla criticità ambientale, quindi una grossa congestione urbana, disordine amministrativo. Sappiamo quanti, come i comuni in particolare al nord di Napoli, sono stati soggetti più volte a scioglimento per infiltrazioni mafiose, e quindi questo, come quindi sia permeabile questo tessuto da parte delle organizzazioni mafiose. Disordine amministrativo, dicevo, ha forte presenza dell'abusivismo edilizio che ha la sua forte incidenza sui fenomeni di inquinamento, non si tratta di fenomeni che sono distinti fra loro, e oltre che criticità di natura predatoria, sulle quali in questo momento non mi soffermo. Quindi ci troviamo in un territorio con elevate criticità e sicuramente, andando nello specifico, la criticità ambientale è una criticità di tutto rilievo, tant'è che i comuni di competenza dell'ufficio giudiziario rientrano nel perimetro della cosiddetta terra dei fuochi. Quindi le problematiche sono molte, ma non si limitano alla questione della cosiddetta terra dei fuochi, ma vi sono una serie di fenomeni illeciti che concorrono fra di loro, hanno cause autonome fra loro, ma è la loro convergenza, la loro compresenza determina una situazione di elevata criticità ambientale. Faccio riferimento, per poi semmai dare qualche approfondimento, sulla presenza di rifiuti tombati, questione che è risalente nel tempo, ma che produce tuttora i suoi perversi effetti, questione che risale all'attività di tombamento dei rifiuti avvenuta nei lontani anni Ottanta, di cui hanno riferito i collaboratori di giustizia, anche da parte di aziende del nord, il loro tombamento, trasporto e tombamento in Campania. E questa attività lontana nel tempo, purtroppo per la mancanza di un'adeguata attività di bonifica, produce effetti ancora del tutto visibili e con un'ingravescenza sempre maggiore ancora nei nostri territori. E quindi una difficoltà di eseguire le bonifiche e spesso una sottovalutazione delle stesse criticità ambientali da parte degli enti preposti alla manutenzione, talora con limitazione soltanto ad attività di messa in sicurezza, ovvero anche a captazione di dati che non sono del tutto pertinenti e che non danno il quadro della effettiva gravità del fenomeno. Quindi abbiamo ancora, come si sa, depositi, presenza di ecoballe solo in parte smaltite. A tutto ciò si aggiunge un non corretto funzionamento dei depuratori, parlo di Cume, parlo di Orta di Atella, che sono sottodimensionati rispetto alle esigenze produttive e alle esigenze abitative. E su questo si innesta il discorso di cui dicevo prima dell'abusivismo edilizio, perché l'abusivismo edilizio comporta la mancata la edificazione senza che vi sia stata una programmazione del territorio, senza che vi sia stata una programmazione dei servizi infrastrutturali e quindi senza che vi sia stato spesso un adeguato collettamento o un potenziamento delle reti fognarie rispetto alle esigenze abitative e quindi problematiche che vengono di fatto risolte spesso con quindi sversamenti abusivi nei corsi d'acqua, come ad esempio nel Lago Patria, oppure comunque nei corsi d'acqua che poi finiscono poi dopo nel litorale Domizio, con un aumento dell'inquinamento.
Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che è difficile da quantificare nella sua portata, perché è stato estesissimo ed è poco realistico immaginare una demolizione, di fabbricati presenti da decenni, anche talora in zone coperte da vincolo, anche talora in zone in cui sussiste pericolo, producono questo tipo di effetti, quindi con un effetto, con un aumento dell'inquinamento e con un non adeguato funzionamento dei collettori fognari. La presenza di zone ASI nelle quali la Polizia Giudiziaria esegue dei controlli circa la correttezza dei processi produttivi e la corretta osservanza delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti, ma questo controllo è sempre un controllo a campione, per cui, anche per la scarsità delle risorse. Quindi una volta controllata un'azienda, questa azienda sa che per svariato tempo non sarà più oggetto di controllo, perché ci sarà comunque una rotazione, e quindi è difficile per noi spesso cogliere il momento in cui, con un bypass, i rifiuti che sono raccolti in vasche di contenimento vengono poi destinati appunto allo sversamento illecito nei terreni. Accumulo di rifiuti frutto di lavorazioni illegali. Questo si connette anche al discorso del lavoro illecito, di lavoro al nero, quindi al lavoro che non è tracciato, per cui più forme di illegalità si connettono fra di loro, come l'evasione fiscale da una parte e la non possibilità di trattare correttamente i rifiuti dell'attività produttiva e di poterli smaltire correttamente. Si pensi agli opifici tessili che sono nella zona di Grumonevano, di Casandrino, spesso nei quali abbiamo la presenza di evasione fiscale, di sfruttamento di lavoratori stranieri, extracomunitari, spesso non privi di permesso di soggiorno, e lo smaltimento illecito dei residui delle lavorazioni, sicché poi quando troviamo i rifiuti per strada, spesso troviamo dei residui di lavorazione tessile. Quindi, è fatto assodato che quando si verifica un illecito, questo illecito si innesta e si intreccia con altre forme di illecito, per cui se ne parlo è perché i fenomeni vanno visti nella loro complessità. Quindi la presenza di lavorazioni illegali comporta come effetto finale la impossibilità di correttamente procedere allo smaltimento dei rifiuti, e ciò comporta quindi l'affidamento di rifiuti a soggetti non autorizzati, che trasportano rifiuti di vario tipo. Rifiuti di vario tipo su furgoni, su mezzi anche diciamo non su, moto a, su furgoni piccoli, mezzi di varie dimensioni, e li destinano al loro stoccaggio su terreni incolti, oppure a questo si aggiunge anche la raccolta abusiva, per esempio, di rottami ferrosi, che vengono poi illecitamente assunti da soggetti che trattano i rifiuti, i quali poi li destinano a soggetti che lavorano la materia ferrosa e che quindi in questo modo ricevono questo materiale a poco prezzo,
verificandosi in questo modo un'evasione fiscale. Quindi anche per i consorziati, come dicevo prima, gli impianti di depurazione abbiamo verificato che non sono sempre a norma e ciò comporta lo sversamento nei terreni e nelle acque. A tutto ciò si aggiunga il rilevante problema della presenza dei campi Rom nel territorio di competenza della Procura. Sono svariati i campi Rom che sono presenti nel territorio di competenza, sono a Qualiano, sono a Giugliano, ma soprattutto sono presenti, vorrei fare menzione del campo di Carafiello, che è un campo non autorizzato, totalmente non autorizzato, per il quale per il quale il proprietario agisce legalmente al fine di ottenere la restituzione del terreno di sua proprietà e riacquisirne la disponibilità. Quello che va rimarcato è non solo la presenza di circa oltre 400 persone, non solo dedite, ma questo non è il luogo per evidenziarlo, ma comunque va detto, non solo dedite ad attività predatoria a tappeto, quindi con furti in appartamenti, borseggi, eccetera, ma dedite soprattutto a un'attività continuativa e sistemica di ricezione dei rifiuti che vengono quindi stoccati, come dicevo, da parte di questi soggetti non autorizzati ai limiti del campo, e io parlo anche di elettrodomestici che dovrebbero essere correttamente smaltiti, quindi rifiuti RAE, parlo di pneumatici e rifiuti di vario tipo, e che vengono successivamente a essere oggetto di abbruciamento. Questa è una questione annosa. Abbiamo anche la presenza di fibre di amianto fibre di plastica e di amianto, e condizioni di vita veramente non umane, non degne di un essere umano. Sono molti gli interventi che ci sono stati, ci sono anche degli interventi lodevoli con cui si scolarizzano i bambini e vengono portati a delle scuole vicine, ma credo che l'intervento fondamentale sarebbe disgregare questa aggregazione, che è del tutto non autorizzata, e sta di fatto come dato obiettivo, al di fuori di ogni tipo di valutazione che non compete a me fare, che queste attività comportano un grosso aumento dell'inquinamento, e ovviamente la protesta e di tutta la popolazione circostante, che deve subire poi i fumi e le esalazioni degli abbruciamenti che vengono fatti in modo sistemico quando il volume dei rifiuti nei paraggi del campo aumenta, e quindi c'è bisogno di bruciare per fare spazio ai successivi rifiuti. Difficile intervenire con videosorveglianza. I campi sono aperti, quelle poche volte che sono state messe le telecamere, non ci sono telecamere del comune, quando le abbiamo è difficile, noi tentiamo di metterle, ma è difficile trovare dove metterle, e comunque se vengono anche sistemate, vengono sistematicamente subito asportate. E c'è una vigilanza dell'esercito nei pressi, ma comunque queste attività proseguono, e questa è sicuramente una problematica che dovrà trovare una risoluzione, credo forse nella previsione di presenze più ridotte in campi autorizzati, presenze più ridotte che rispettino ovviamente i legami familiari, perché vanno rispettati, e che possano avere un'incidenza sulla cessazione di questo fenomeno degli abbruciamenti. A questo si aggiunge poi l'accumulo di rifiuti
diciamo, sversati indiscriminatamente sulle piazzole di sosta, lungo gli assi viari, nei sottopassaggi. Questo spesso, devo dire, dipende anche dall'incuria, dall'atteggiamento dei cittadini, i quali poi, vedendo tutto questo disastro, risolvono a modo loro il problema dei propri rifiuti. Anche là, se vi fosse un capillare posizionamento delle telecamere, saremmo, insomma, un'attività di repressione sarebbe facilitata. Devo anche dire che le amministrazioni comunali dei territori di competenza sono caratterizzate per lo più tutte in misura più o meno diversa, ma comunque hanno una scarsità di presenza di polizia municipale. Quindi la polizia municipale, talora io incontro incontro gli appartenenti alla polizia municipale, molti sono veramente pieni di buona volontà e vogliono fare, ma sono molto pochi. Sono molto pochi, spesso reggono due comandi, spesso sono ad interim, per cui ci sono stati anche degli aumenti, ma sicuramente andrebbero potenziati. Così come non solo andrebbe potenziata la polizia municipale, che dovrebbe fare avere sempre presente una mappatura dei luoghi di sversamento illecito, ma andrebbe potenziata la polizia giudiziaria specializzata, cioè voglio dire, gli interventi che si fanno, le action day, la presenza, il pattugliamento del territorio, sono tutte attività molto positive, però io credo che se vogliamo tentare di far perlomeno diminuire questi fenomeni, dovremmo avere la possibilità di rafforzare le indagini a monte. Che cosa voglio dire? Poter risalire a chi, non, a quali attività produttive conferiscono i rifiuti illeciti ai trasportatori abusivi e se ne liberano così, realizzando un illecito risparmio di costi di impresa. Quindi non partire dalla fase finale, ma cercare di risalire la filiera illecita. E questo è difficile farlo, sempre perché cerchiamo un ago nel pagliaio e abbiamo, le attività sono tante ed è difficile il monitoraggio di tante attività produttive. Quindi sicuramente una presenza maggiore di polizia giudiziaria specializzata ci servirebbe molto. Queste sono le problematiche di carattere generale. Forse, diciamo, sì, forse per questioni di tempo vi chiederei mi vorrei interrompere su questo e vi chiederei la possibilità di parlare di altro argomento di natura riservata. Sì, quindi andiamo Sì. sul segreto. C'è una domanda di Borrelli. Prego, Borrelli. Magari facciamo fare la domanda a Borrelli che è collegato in questo istante, poi andare sul segreto e poi facciamo le domande così. Borrelli, prego. Posso procedere? Sì. Sono due la domanda. La prima, vorrei sapere quante persone per reati ambientali il procuratore sono state arrestate e condannate, perché ricordo che in una nostra precedente audizione sul territorio casertano noi ci siamo trovati in una situazione in cui il prefetto ci ha detto che erano state due negli ultimi 3 anni, se ricordo bene. Vorrei capire se il procuratore ha conferma di questo dato, cioè di pochissime condanne, di pochissimi arresti. E la seconda domanda, per quanto riguarda invece il problema del campo, è se è vero, da quello che risulta da notizie di stampa, che è stato detto al proprietario, a cui è stato, perché il campo È stato? No. insiste sul terreno privato, è stato chiesto al proprietario, una volta che ne tornerà in possesso, per procedere secondo norme a spese proprie alla bonifica del campo. Grazie. Allora, quanto alla prima domanda, io non ho portato il dato con me. Comunque voglio dire, gli arresti non sono moltissimi. Gli arresti vengono
fatti per 256 bis, ovvero sia per gli incendi quando c'è la flagranza di reato. Abbiamo fatto per esempio un arresto il 1° luglio 2000, riguardo ai comunicati stampa che ho con me, un arresto il 1° luglio 2024 per un vasto incendio in zona Campo Rom. Erano visibili come al solito pneumatici, elettrodomestici gettati nel fuoco e abbiamo arrestato una persona per 256 bis. Perché ci riuscimmo? Perché venne sistemata una telecamera su un'attività privata che era nei pressi. Dopodiché, in pratica, questo signore, questa telecamera è stata rimossa, sicché abbiamo perso questo punto di osservazione. Altro arresto? Sì, no. Gli arresti non sono molti. Non sono molti, sono per lo più molti sequestri, gli arresti sono pochi. Lei sa che la materia è regolata per lo più dalle contravvenzioni di cui al decreto legislativo 152-2006, mentre gli ecoreati, la materia dei delitti degli ecoreati di 452 bis e seguenti richiede un'attività di indagine molto, molto articolata e difficilmente in cui ci sono tantissime difficoltà, difficilmente dimostrabile, ma soprattutto difficilmente identificabili gli autori dei fatti, e spesso gli autori dei fatti sono autori di fatti che sono avvenuti anche anni o per non dire decenni fa, sicché c'è la prescrizione dei reati. È stata sostenuta la tesi della presenza ancora di effetti permanenti del reato, ma questa tesi non è stata sconfessata dalla Cassazione, che per esempio per il caso Resit trattato dalla DDA di Napoli e seguita allora dal collega Milita allora sostituto procuratore di DDA Napoli, fissò al 1995 la cessazione dell'attività. Questo perché lo dico? Per dire che per gli ecoreati è difficile arrivare a delle condanne. Per le contravvenzioni non abbiamo ovviamente arresti se non in alcuni casi, e abbiamo per il 256 bis occorre l'arresto in flagranza, ma quando è legato a casi particolari, a casi purtroppo non tanto frequenti in cui riusciamo a cogliere l'attività in flagranza. Sempre questo sicuramente per la mancanza di quei presidi che dicevo che ci consentono di accertare i fatti. Per quanto riguarda le condanne di cui lei parlava, questo è un problema che impatta anche con l'organizzazione dell'ufficio giudiziario. E su questo potrebbe dire qualcosa anche il Presidente del Tribunale. Di fatto, con la penuria di risorse, con la presenza di pochi magistrati, i procedimenti, e questo forse è bene che si sappia, i procedimenti in materia ambientale vengono fissati a notevole distanza dalla Commissione dei Fatti e da quando la Procura esercita l'azione penale, per lo più. Quindi per lo più sono destinati alla prescrizione, sicché il nostro lavoro è anche frustrante perché noi comunque non ci fermiamo, facciamo tutte le indagini, l'attività di sequestro, esercitiamo l'azione penale, chiediamo il decreto di citazione per trattare in giudizio. Per esercitare l'azione penale trattare, e quindi per il processo, per l'attività dibattimentale che costituisce il luogo della verifica della tesi accusatoria, e la lunghezza la lontananza della data di celebrazione del processo, causa ingolfamento dell'ufficio giudiziario, consente di fatto agli autori di queste condotte, che ovviamente non sono interessati a definire i processi con patteggiamenti o con forme accelerate, perché se sanno che è possibile arrivare a questo non lo fanno,
Quindi spesso non si arriva a condanne, ma si arriva a prescrizioni. E questo è Posso chiedere se c'è un motivo e se c'è una soluzione, secondo lei, cioè se lei ha immaginato una modifica normativa che permettesse di abbreviare i tempi per questi particolari reati? Io, ad esempio, sulla violenza contro le donne c'è un codice rosso che obbliga sostanzialmente il pubblico ministero entro 48 ore. Okay. Si potrebbe fare una cosa simile, naturalmente paragonata a quello che è la gravità. Discorso, del... diciamo, a ampio termine. Diciamo, vorrei dare due risposte. Una, sicuramente l'ufficio giudiziario di Napoli Nord, che tratta questi comuni, queste criticità, per non dire, anche se questa non è la sede, la eccezionale criticità criminale e reati efferati che avvengono contro la persona e contro il patrimonio, occorre un presidio di maggiore legalità. Allora, anzitutto, un rafforzamento ma serio, consistente e ulteriore rispetto a quello che è stato fatto un anno fa degli uffici giudiziari. Invece, per rispondere alla sua opportuna domanda, è un discorso a più ampio termine. Bisogna chiedersi, ma questo è un discorso di carattere generale, il sistema, il processo penale funziona con lo stesso rito, le stesse garanzie, le stesse attività, vuoi che si tratti di un processo per omicidio e vuoi che si tratti di una mera contravvenzione, oppure sarebbe opportuno prevedere delle forme differenziate e le quali potrebbero consistere nell'utilizzazione di una serie di verbali, per esempio di attività svolte nella fase delle indagini, tipo i verbali della polizia giudiziaria, da far rifluire direttamente nell'attività di bet mentale, da considerare utilizzabili e sentire il verbalizzante soltanto se strettamente necessario, in modo tale da arrivare a decisione in tempi molto, molto più rapidi. Cioè, non si può usare, a mio avviso, non è sostenibile, e questa è una delle cause del ritardo della giustizia, non possiamo usare lo stesso sistema per qualsiasi tipo di reato, gli stessi gradi di impugnazione. Non, diciamo, è notorio che, ed è giusto che ciascuno, insomma, deve seguire l'interesse di parte, l'avvocato deve seguire l'interesse di parte, ma è notorio che le impugnazioni vengono fatte sempre e comunque pur di evitare il passaggio in giudicato della sentenza, ben sapendo che poi in corte d'appello il procedimento difficilmente potrà essere trattato in tempi utili e quindi si arriverà all'agognata prescrizione. Quindi, però, questo è un discorso generale. Si potrebbe pensare allora a tematiche sensibili, quindi le tematiche che riguardano gli interessi diffusi, come per esempio appunto l'ambiente, la materia della contraffazione alimentare. Occorrono delle forme più spedite di trattazione dei processi. E invece qui abbiamo dobbiamo trattare il processo, quindi dobbiamo chiamare i verbalizzanti, i quali devono dire sì, siamo andati sul sito, abbiamo rinvenuto questo, eccetera, eccetera. Devono ripetere tutto quello che già hanno scritto. E poi ci saranno degli altri testi. Insomma, il processo comunque richiede delle udienze e del tempo. Quindi, se si pensasse a un'ipotesi di modifica legislativa, penserei a questo. Capito, grazie. Volevo chiedere anche, ci sono delle indagini rilevanti, non so se vogliamo dire nella parte segreta, forse... Su che cosa? Che sono state trasmesse di competenza di DA, in particolare nell'ultimo periodo ci sono qualche indagine rilevanti che ci può evidenziare? Diciamo, non in forma... Posso dire solo sì, che quando dalle nostre attività si intravede l'attività di traffico organizzato di rifiuti, noi trasmettiamo gli atti alla Procura Antimafia. Ok, prego, Auriemma. Grazie, innanzitutto. Una domanda sul... Un attimo. Ah, Borrelli non ha terminato, no, scusa, chiedo scusa. Borrelli, no, tutto pure. Avete chiesto soltanto il procuratore, gli avevo chiesto il fatto dei terreni. Ah, i terreni, mi scusi. Allora, i terreni, funziona così. La bonifica è giuridicamente in capo al proprietario, cioè il procedimento prevede
che la bonifica debba essere eseguita dal proprietario del suolo. E poi, se non viene eseguita dal proprietario del suolo, ci sono gli interventi sostitutivi. Borrelli? Mi scusi, procuratore, giusto per capire. Gli hanno occupato il territorio. No, io so che è profondamente ingiusto. Io sto dicendo la norma, quello che dice, non sto dicendo se è giusto o no. Quindi dovremmo fare un intervento legislativo, perché è ingiusto che a questo professore gli occupa il terreno, lo inquinano e lui deve pagare la bonifica. Cioè, diciamo che quello che ho detto io risponderebbe al principio generale: chi inquina paga, ma nel caso di specie il proprietario non ha inquinato. È proprietario, ma dovrebbe dimostrare, io credo che possa dimostrare l'esistenza di una causa di forza maggiore che gli ha impedito di avere la disponibilità del bene e quindi non essere stata la causa dell'inquinamento. Poi, perché c'è un dovere di custodia anche del bene, il proprietario. Il dovere di custodia è stato travolto dalla presenza massiccia di queste persone. Credo che abbia fatto tutte le azioni legali per... Il problema è questo. Cioè, lui si potrebbe rivalere su chi realmente ha inquinato. Ma nella teoria. Non credo che otterrà molto. No, ma nella teoria dovrebbe essere, sì, così. Teoricamente, sì. Però... Innanzitutto, allora, Auriemma. Sì, volevo ringraziare la dottoressa, sì, Troncone pure per lo slittamento d'orario e rinnovo il ringraziamento al presidente e all'ufficio di presidenza. Ci tenevo in modo particolare perché mi è capitata quest'estate una cosa che mi ha aperto una luce rossa riguardo alle aziende che trattano rifiuti combusti. È successo che per puro caso mi sono trovata davanti all'ingresso di un'isola ecologica che era completamente abbandonata, ricoperta di rifiuti abbandonati. Poi nasce tutta la questione dei cittadini e anche, diciamo, dei comuni che purtroppo non riescono a gestire neanche le isole ecologiche. Dopo aver fatto una segnalazione subito al sindaco e dopo aver fatto una segnalazione al prefetto, dopo giusto pochi giorni questi rifiuti vengono bruciati, dopo che erano state settimane e settimane lì. La questione è possibile o c'è mai stata un'indagine su queste aziende, perché noi sappiamo che il rifiuto poi combusto ha tutto un altro tipo di trattamento perché è un rifiuto speciale e quindi costa oggettivamente di più, in maniera più evidentemente più oneroso. Soprattutto l'affidamento per la rimozione avviene da parte dei comuni con affidamenti molto, molto spesso sotto soglia, quindi con affidamenti diretti dei comuni alle aziende. Questo tipo di, diciamo, aspetto, cioè sulla parte economica che di fatto va a contribuire nel fenomeno terra dei fuochi, cioè le aziende che non credo che ne siano tantissime, che smaltiscono questo tipo di rifiuti combusti, se c'è mai stata un'indagine, se ci sono indagini, se è un aspetto che la procura da lei, diciamo, di Napoli Nord, ma io credo che riguardi un po' in generale il fenomeno degli incendi, possa essere valutato come aspetto. Su Napoli Nord no, questo non è capitato. Quando ero a Santa Maria Capovetere mi sono interessata invece di, appunto, di ditte preposte allo smaltimento dei rifiuti che ricevono anche rifiuti, non differenziano ma mescolano rifiuti, stoccano una quantità indiscriminata superiore alla capienza e all'autorizzato e poi risolvono la problematica con degli incendi apparentemente fortuiti per i quali è difficile spesso accertare le cause e sempre con mancanza poi di sempre con mancato funzionamento degli impianti di videosorveglianza interni, sicché non si riesce poi a identificare esattamente chi abbia appiccato il fuoco. Quindi comunque nell'attività della Polizia Giudiziaria Specializzata, che, di cui si auspica diciamo il potenziamento, rientrerebbe un'attività sistemica, continua di controllo della regolarità delle attività delle aziende preposte al trattamento dei rifiuti, perché spesso le normative sono eluse, aggirate, violate con
appunto con miscelazione di rifiuti di natura diversa, con acquisizione anche di rifiuti tossici che vengono trattati che vengono raccolti come rifiuti normali diciamo, per rendere un vantaggio a chi se ne libera quindi con un danno ambientale. Grazie, onorevole Canzano. Allora, innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Troncone da parlamentare casertano e aversano per il lavoro svolto sia prima su Santa Maria e poi adesso su Aversa. Invece, in riferimento all'intervento, la dottoressa ha parlato di rifiuti tombati negli anni Ottanta con effetti visibili sulla popolazione. Noi, tranne qualche caso come la discarica Pozzi e altri pochi casi, abbiamo sempre saputo di siti sospetti, ma c'è una mappatura precisa di questi siti con rifiuti tossici? La procura è in possesso di una mappatura definita di questi siti, oppure si parla sempre di aree sospette, come abbiamo sempre saputo negli anni precedenti? Seconda domanda, quanto la criminalità organizzata oggi ancora attiva nella gestione dei rifiuti, sia leciti che illeciti. Allora, per la prima domanda io avevo chiesto un po' di tempo per un'audizione riservata e quindi in qualche modo poi vado a rispondere. Per la seconda domanda, quanto entra nella gestione dei rifiuti leciti o illeciti? Questo è un argomento, diciamo, più di pertinenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Noi verifichiamo che c'è una criminalità d'impresa sicuramente spregiudicata e anche criminalità d'impresa che quindi riceve dei vantaggi e poi un diffuso dispregio delle norme ambientali e quindi del corretto smaltimento dei rifiuti, che è sicuramente potenziato dalla generale inosservanza, diciamo, dalla situazione di illegalità esistente. Se non ci sono altre domande, passiamo in seduta segreta, quindi comunico ai collegati che dovremo purtroppo così, far uscire. Un attimo.
Che dopo che li abbiamo scollegati due volte sia pieno di persone che rientrano. Quindi, se non ci sono nuove domande, la dottoressa non ha nulla da aggiungere. Io la ringrazio per l'audizione. Se poi ci farà avere documentazione, noi la metteremo in archivio. E poi eventualmente, se lei è disponibile e noi magari qualche commissario ha qualche domanda specifica, le faremo pervenire per iscritto, di modo... Esatto, ha ragione. Se la commissione lo ritiene di avere, diciamo, un ulteriore contributo quando questa attività, diciamo, sì, viene completata, ovviamente sono a disposizione. Sì, mi interessa, ci interessa secondo me anche la questione della Federico II, quella è un qualcosa che possiamo anche approfondire, ecco, quindi adesso vedremo con i funzionari, con i collaboratori della commissione, e magari ci confrontiamo, magari per capire e comprendere maggiormente anche noi. Sì. Grazie. Dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.